Ciao a tutti e bentornati. Oggi parleremo del passato insieme alle patatine casalinghe rigate, anche conosciute come patatine rustiche. Tutto iniziò il giorno in cui andai a scuola. Pensavo di aver trovato la mia strada con le lingue. Invece ho trovato un percorso ostico. La verità è che nessuno ti avvisa che ti dovrai confrontare con tante persone di culture diverse e che queste persone potrebbero metterti in difficoltà. Se c'è una cosa che ricordo positivamente, sono i miei amici, ma mi sono dovuto confrontare con diversi insegnanti fuori di testa. Alcuni sono scomparsi, altri se ne sono andati. Insegnanti psicopatici alle superiori. Avete adesso dei professori fuori di testa all'università. Fatemelo sapere nei commenti. È uscito Halloween in DVD. Andatelo a comprare. È uscito Hellfest, l'ho rivisto, è un filmetto horror, carino se siete in gruppo, guardatelo, se non avete troppa paura. Secondo voi perché si chiamano patatine casalinghe rigate e non patatine rustiche? Ha a che fare con il copyright. Adoro le patatine rustiche perché, secondo me, hanno un bilanciamento giusto tra sapore di patatina e sapore di affumicato. La serie del mese, Dirty John, su Netflix, parla di una stupida donna di mezza età che si innamora di un uomo che non è quello che sembra. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che si sono iscritte al canale. Tutte quelle che guardano i video. Spero di arrivare ai 100 entro la fine del mese. Vi voglio bene, ragazzi. Questa patatina la dedico a voi. Ah, cazzo. Bisogna stare attenti a come si mordono queste patatine, o si rischia di squarciarsi la bocca. Persone nei conventi. Vi mando un abbraccio. Questa patatina è gigantesca. A tutti voi che mi state guardando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Mettete mi piace al video e cliccate la campanellina che c'è vicino al iscriviti. In quel modo riceverete una notifica ogni volta che caricherò un video. Ciao!